Buongiorno a tutti quanti, oggi è venerdì 2 ottobre, siamo già a ottobre, è passato un mese dal mio inizio e al tirocinio e niente, va ancora tutto bene, sono molto contenta. Oggi finalmente però è l'ultimo giorno della settimana perché comunque il weekend sono felice quando arriva e ho deciso di portarvi con me oggi che ci saranno un po' di cosette. E tra cui il pranzo, mi vengono a trovare a pranzo due amiche e andiamo a mangiare qualcosa insieme nella mia pausa pranzo. E poi stasera ci sarà il compleanno di Federica, quella che mi fa sempre le foto. Anzi, mi ha fatto delle foto bellissime che già avete un po' visto su Instagram. Ma magari ve ne metto comunque anche qua perché è davvero wow, delle foto, vabbè, a parte il soggetto che io ho delle facce in certe foto che vabbè, però insomma molto molto brava, sta migliorando un sacco. Adesso sono le 7:20 del mattino, io sto tornando a casa che ho dormito dal mio ragazzo e niente, preparo un po' la colazione e tutto quanto che poi si va al lavoro. Cambiata. Adesso faccio colazione, ho fatto anche le foto perché il venerdì sul mio profilo Instagram trovate la raccolta degli outfit della settimana. Li pubblico sempre nelle storie, però il venerdì faccio proprio una raccolta di tutta la settimana e vi chiedo di votare qual è quello che vi piace di più. Oggi semplice camicia, jeans, perché il venerdì ci sono concessi i jeans, in realtà non l'ho mai messi ancora. E invece adesso ho trovato questi qua che mi piacciono un pochino più, sono un po' più eleganti, vi metto la foto qua. Questa mattina ho optato per del tè, questo qua della Twinings, ve lo consiglio un botto, se lo metterà mai a fuoco. E molto molto buono, e non è asprino. Quindi niente, ci riaggiorniamo dopo.
Sono appena tornata a casa e mi sono già cambiata, però in realtà adesso mi devo mettere i vestiti per allenarmi, anche se vi dirò che ho proprio una voglia di stendermi a dormire, però no. No, bisogna riuscire a dare il massimo, ovviamente entro certi limiti, cioè se state morendo, dormite, ovviamente. Io sento che ce la posso fare, ho ancora energie. E niente, quando sono tornata a casa avevo voglia di mangiare qualcosa, ma non qualcosa di troppo pesante, perché stasera c'è il compleanno di Fede, come vi dicevo, e ci saranno tantissime cose buonissime, e io so già che andrò avanti di golosità più che di fame, quindi ho deciso di mangiare, ma perché ne avevo voglia, non perché mi sono obbligata, questo. Sì, lo so, non è chissà che cosa, è arrosto di pollo, non l'ho mangiato tutto però, ne ho mangiato tipo 4 fette perché dopo un po' comunque mangiato così non è proprio il massimo. Poi comunque a lavoro ho mangiato un pochettino di frutta che, ecco, ce l'ho proprio qua. E ho mangiato un pochino di questa qua. Questa azienda qui si chiama Fattoria dei Sapori e trovate queste, hanno lanciato questo nuovo prodotto, lo potete trovare, loro mi hanno detto in vari supermercati. Secondo me, ci sono sicuramente all'Ipercop, solo che devo verificare, oppure tipo una torassita di frutta. Adesso qui in questo caso c'è ananas e frutta e succo, tutto però senza zuccheri aggiunti. Oppure c'è anche macedonia oppure c'è gusto con la pesca. Molto buoni e pratici perché c'è proprio la forchettina dentro. Ora qualcuno di voi mi ha detto: Chiara, ma è tutta plastica. Ecco, anche qui è molto buono il barattolino perché lo potete riutilizzare, è fatto molto bene. E si può lavare e potete usarlo per metterci altra frutta, oppure della frutta secca o altri snacchini che si possono portare in giro ed è molto comodo da richiudere. E niente, quindi l'ho accettato molto volentieri come collaborazione. Appunto, mi devo allenare. Sono alla quinta settimana del protocollo e ogni programma dura 6 settimane con la mia coach, poi soprattutto quello che abbiamo iniziato da agosto. Quindi sì, da agosto. Boh, sì. E quindi lo sto portando avanti. Sono molto fiera di me stessa, della costanza, perché se prima magari avevo sempre il mio programma, però magari mi capitava anche di saltarlo, di non aver voglia di allenarmi, oppure non aver voglia di fare qualche esercizio, così. E invece adesso devo dire che sto mantenendo un focus molto più preciso, anche perché la programmazione mi sta piacendo molto di più. E ho notato più in fretta dei cambiamenti e quindi insomma sono molto soddisfatta e questo mi porta a essere ancora più costante negli allenamenti. Però per esempio è capitato venerdì scorso che sono andata a bere qualcosa dopo lavoro con una mia amica, sono arrivata a casa alle 7:30 e dopo dovevo andare dal mio ragazzo, quindi ho detto non ci voglia di fare di corsa e tutto qua, quindi ceno con calma con i miei, preparo le cose e vado da Brian. Quindi non mi sono allenata, ho detto vabbè. E poi vabbè, il giorno dopo siamo andati arrampicata, quindi comunque un po' di allenamento alla fine l'ho fatto. Con questo voglio dire che cerco di mantenere una costanza perché ho notato molti cambiamenti e comunque è un mio obiettivo e quindi è giusto anche che io lo persegua con costanza. Però ciò non vuol dire che io comunque se mi sento stanca, se viene fuori un impegno, ciò non toglie che comunque magari in una determinata situazione io dica bene, non ho voglia di allenarmi questa volta. Però ecco, spero che insomma non capiti tanto spesso perché poi comunque, vabbè, uno dice una volta a settimana, però se dura, se hai un allenamento di 4 volte a settimana per 6 settimane, se togli sempre quella volta lì, comunque alla fine il risultato è che ti alleni molto di meno. Quindi insomma, non voglio lasciare che, insomma, non voglio che trasmettervi invece un'ansia, una fissazione, invece io sono la persona più tranquilla, cioè davvero. Anche io, come tutti quanti, mi faccio un po' di pare o può succedere, però non sono sicuramente una che sta lì dopo rimugina, rimugina, si deprime. Tipo quest'inverno ho preso un po' di chili, arrivata a pesare 57-58 e amen, l'ho accettato perché tanto non è che non riuscivo a non mangiare, la golosità mi partiva, avevo sempre proprio voglia di mangiare, stuzzicare, così. E questo mi ha portato ad accumulare dei chili, ma più che altro acqua perché poi li ho persi abbastanza in fretta con l'arrivo dell'estate.
che mi passa molto la voglia di mangiare, accettato la cosa, boh, speriamo non ricapiti perché ogni inverno comunque mi viene molta più voglia di mangiare, golosità, così, però c'è anche da dire che gli anni prima non avevo delle grandi situazioni, cioè non mi piaceva molto l'università che facevo, l'anno scorso facevo un tirocinio che non mi piaceva per nulla, mi ha depresso abbastanza. Invece quest'anno, insomma, con questo nuovo tirocinio, sembra che le cose stiano cambiando notevolmente, anche per esempio dal punto di vista del mattino, mi alzo che ho sonno, però mi carico tantissimo, arrivo veramente con felicità al lavoro e con più energie, quindi è difficile che io arrivi a che sono così. Invece con l'altro lavoro capitava e quindi penso ci sia un grosso cambiamento e magari quello stress che prima sfogavo un po' nella perenne voglia di cibo, magari quest'anno riuscirò ad evitarlo. Poi magari non è legato a quello, per carità, però potrebbe essere, quindi vedremo che sarà sera. Basta parlare, ora ci si allena. Allora, sono in macchina, come vedete, sono mezza nascosta. Sono le 7:30, sto andando a casa di Brian, che lascio da lui un po' di roba. Oh, degli M&M's ho trovato in macchina. E niente, poi andiamo a cena dai nostri amici per il compleanno. E basta, fa un gran caldo fuori.